Ed eccoci, ben ritrovati per questa nuova puntata di Instant Focus, anche se in realtà avremmo potuto inserire questo approfondimento anche in un altro contenitore, legal, il nostro legal, perché di diritto parleremo, di diritto associato all'arte, due discipline che sembrano molto distanti ma che in realtà hanno parecchi punti in comune. Cercheremo di scoprirli e di analizzarli insieme all'ospite che è venuto a trovarci nei nostri studi. Stiamo parlando del professor avvocato Andrea Montanari, che insegna diritto privato e diritto privato dell'arte, nello specifico all'Università Mercatorum. Benvenuto naturalmente alle Fonti, grazie, la ringraziamo per essere qui. Ecco, grazie poi, a voi dell'invito. Grazie a lei. Specifichiamo che oltre a questa sua attività di insegnamento contribuisce anche ad una rivista, ovvero Arte e Diritto, edita da Giuffrè. Quindi insomma, ecco, andremo proprio ad analizzare il mondo dell'arte, che sicuramente interessa il nostro pubblico, è un qualcosa, ecco, che ci attira costantemente per la bellezza innanzitutto delle opere, il patrimonio artistico del nostro paese. Ma questa volta avremo una lente, diciamo, un po' diversa, perché cercheremo di captare, ecco, quali sono proprio le connessioni tra arte e diritto. Ecco, che cos'è il diritto dell'arte? Ci spiega bene questa disciplina e le interconnessioni con le altre branche del diritto. Sì, grazie molte, dicevo, grazie dell'invito. Diritto dell'arte è una formula generica che allude, per l'appunto, genericamente al rapporto che c'è tra tutte le discipline giuridiche e il settore dell'arte. Quindi come leggere le vicende del cosiddetto mondo dell'arte dal punto di vista giuridico. In questo senso la formula diritto dell'arte va poi declinata a seconda della disciplina giuridica di riferimento. Quindi esiste un diritto privato dell'arte, che è quello di cui mi occupo io in particolare, esiste un diritto della proprietà intellettuale dell'arte, esiste un diritto finanziario dell'arte, poi c'è il settore e il diritto dei beni culturali, quindi e via discorrendo. Quindi la formula diritto dell'arte è una formula generica che poi va specificata a seconda della disciplina giuridica che si occupa del settore dell'arte. Ecco, noi quando utilizziamo il concetto arte utilizziamo in realtà una parola che contiene tantissime discipline, perché certo la prima cosa che ci viene in mente è l'arte in senso stretto, cioè la pittura, la scultura. Abbiamo parlato del patrimonio artistico italiano, però sotto questa voce possiamo inserire anche i libri, la letteratura, la musica. Ecco, io vorrei chiederle appunto l'arte, la vostra arte, quella che interessa il diritto. Quale tipo di arte è? Di che cosa vi occupate? Quando si parla di diritto dell'arte, e ad esempio la rivista che prima ha menzionato, che ho fondato alcuni colleghi, abbiamo incontrato questo quesito proprio all'inizio. Intendiamo l'arte in senso stretto, come dice lei, pitture, sculture, manufatti e non solo, perché le forme artistiche sono per definizione infinite, perché si agganciano alla creatività dell'uomo e in sé abbracciano anche quel percorso, quei percorsi che soprattutto caratterizzano il Novecento, nei quali si è superato il legame bionivoco tra opera d'arte e oggetto materiale, e quindi qui si sono sviluppate le cosiddette forme d'arte effimera, immateriale. Tra cui ad esempio verso la metà degli anni 60 la performance art, di cui io mi sono poi in particolare occupato scrivendo una monografia al riguardo. E quindi ecco, il diritto dell'arte abbraccia l'arte in senso stretto, abbraccia sia l'arte antica, quindi i dipinti, l'arte figurativa, sia l'arte astratta, quindi il Novecento, sia l'arte, le forme d'arte appunto effimere, quindi la performance art, l'arte concettuale e via discorrendo. E poi è chiaro che gioca un grosso ruolo in tutto questo anche il diritto dei beni culturali, che ha a che fare con opere d'arte che, diciamo, hanno una rilevanza giuridica differente, perché esprimono, sono testimonianza
del suo strato culturale di una determinata nazione. Chiarissimo, quindi insomma un perimetro abbastanza vasto quello che dobbiamo considerare. Ecco, lei ha citato una parola chiave associata all'arte, ovvero creatività, è quella che ci viene in mente. E di certo, ecco, non associamo invece l'arte appunto al diritto e anche a dei casi di contenzioso. E invece ci sono, esistono e anzi le chiediamo proprio di fare qualche esempio pratico per vedere, ecco, per spiegarci come arte e diritto si intersecano poi nella realtà. Sì, grazie anche di questa domanda. Soprattutto ha avuto, soprattutto negli ultimi anni, larga diffusione hanno avuto i casi che riguardano l'autenticità delle opere d'arte. Perché che cosa succede? A volte è successo. Opere magari datate, quindi risalenti, le persone se le ritrovano e vanno a chiedere il certificato di autenticità solitamente a una fondazione di un determinato artista o di un archivio di un determinato artista, e magari questo archivio rifiuta di dare l'autentica. Da qui sono nate varie cause, ora non mi ha, che hanno riguardato opere di Fontana, hanno riguardato opere di Schifano. E lì è il contenzioso in cosa è nato. È nato dal fatto che cos'è l'autentica, ossia il legame tra una determinata opera e un determinato autore. Chi può fare l'autentica? Perché la giurisprudenza ha detto giustamente che è una forma di libertà di espressione e quindi il diritto certamente non è un diritto esclusivo, non esiste il diritto esclusivo ad autenticare l'opera. Chiunque può autenticarla. E allora da quel punto di vista si è visto il certificare l'autenticità di un'opera come una professione e quindi la disciplina di quella professione. Poi in questo mondo a livello fattuale giocano un particolare ruolo gli archivi, ma semplicemente perché gli archivi sono degli enti che per vocazione, diciamo, concentrano i loro lavori, i loro studi su un determinato autore, su un determinato artista, e dietro solitamente c'è anche un comitato scientifico. E quindi è chiaro che ciò che affermano loro è un po' una sorta di benchmark di riferimento per l'autenticità di un'opera. È chiaro che nel mercato la casa d'aste preferisce che ci sia l'autenticità dell'archivio, ma non perché è insuperabile, ma semplicemente perché è una forte prova, perché è sostenuta dietro da un grosso bagaglio scientifico. Ciò non significa per l'appunto che non possa essere superata. Se arriva un grosso studioso e riesce a avere, per così dire, un'autentica più vera, a quel punto la può superare. Ecco, questi, e ci sono stati da questo punto di vista molti casi, da questo punto di vista poi ci sono state anche discussioni sul fatto se l'archivio nega l'autentica, allora se dopo è possibile costringere, se il tribunale, una volta che riconosce invece che era stato autentico, se può costringere l'archivio a comunque inserire nel proprio catalogo l'opera. Tutto questo è chiaro che tutto sotto questo vi sottendono interessi economici, perché certo, è chiaro che se stai nel catalogo di un archivio di un artista, la tua opera vale di più, nel senso che è più affidabile la sua autenticità, proprio perché appunto, per l'appunto, chiunque potrebbe dire teoricamente che un'opera è autentica, poi però bisogna dire qual è il professionista che la dice o no. Certo, chiaramente. Abbiamo imparato innanzitutto qualcosa, cioè che uno dei problemi, ecco, connessi all'arte è l'autenticità dell'opera, che interessa appunto i casi maggiori di contenzioso. Ma c'è un altro punto di criticità che adesso mettiamo sul banco, quello legato alla digitalizzazione dell'arte. Digitalizzazione è un termine che noi utilizziamo ormai per tutti i settori, anche nel campo artistico abbiamo visto ad esempio la potenza dell'intelligenza artificiale che ormai è in grado di riprodurre delle opere o di crearne di nuove che sono ancora più perfette rispetto alle originali. Quindi ecco, questo è tutto un mondo che si sta aprendo già nel presente ma soprattutto nel futuro, e quindi le chiedo, rispetto alla digitalizzazione dell'arte, come intende muoversi il diritto? Grazie anche per questo quesito. Anzitutto, anche da quello che lei ha detto, si intende che digitalizzazione delle opere d'arte è un'altra formula che
a sua volta può essere declinata in vario modo, appunto si può parlare dell'arte creata addirittura attraverso, a livello artificiale, quindi attraverso proprio le nuove tecnologie, si può parlare dell'arte creata dall'essere umano ma sfruttando le nuove tecnologie, quindi l'arte digitale in senso proprio, cioè quelle forme artistiche che nascono digitali. Ma poi ci sono anche le forme artistiche che non nascono digitali e che vengono digitalizzate. Tutto questo è chiaro che cosa fa? Favorisce da un lato, favorisce l'arte per quanto riguarda gli strumenti tecnologici che vengono utilizzati per fare nuova arte, quindi favorisce la creatività. Dall'altro, quando pensiamo alla digitalizzazione di opere d'arte, ne favorisce la circolazione, ne favorisce la commercializzazione. Come ad esempio, prima facevo l'esempio delle opere d'arte effimere, la performance art, che sono delle opere d'arte estemporanee, degli atti puramente estemporanei, dei gesti artistici compiuti dall'artista in un determinato momento, e che se viene fatta una videoripresa e poi la loro digitalizzazione, è chiaro che possono essere impressi e possono essere fatti circolare. Da questo punto di vista il diritto ha una disciplina che riguarda per l'appunto la vendita dei contenuti digitali, perché a quel punto l'opera d'arte, una volta digitalizzata, diventa un mero contenuto digitale e quindi può essere fatto circolare in quella maniera. Poi da questo punto di vista le nuove tecnologie hanno dato un aiuto, se vogliamo potrebbero essere d'aiuto al mondo dell'arte per quanto riguarda i registri tecnologici, ossia la cosiddetta blockchain, ossia questi registri per l'appunto digitali nei quali vengono inserite tutte le transazioni che riguardano un'opera, che è immodificabile, se è modificabile solo attraverso l'accordo di tutti, e quindi diciamo dà una sicurezza sul traccia le vicende commerciali di un'opera, e quindi in sé, per così dire, rispetto a un'opera io posso sapere da dove è partita la catena di vendite, quindi potrei arrivarne all'autenticità. Dico potrei perché uso sempre il condizionale, perché bisogna vedere chi è che per primo ha inserito la prima transazione. Stessa cosa sui non fungible token, di cui si è parlato tantissimo. Sono gettoni virtuali creati attraverso lo smart contract che incorporano una stringa che in sé è un collegamento ad un link che contiene l'opera digitale. C'è un legame inscindibile tra il token e l'opera digitale, immodificabile per definizione, una volta inserito nella blockchain. È chiaro che anche quello, diciamo, è un aggancio, un'attestazione che quella è quell'opera fatta da un determinato autore, ma ecco, secondo me quello può avere grosse forza per quanto riguarda l'arte contemporanea sugli artisti viventi. Se l'artista vivente crea l'opera e ci fa un token, è chiaro che quello li fa, ma se io inizio a farlo su un'opera antica, chiaro, il discorso ritorna a quello di prima. Ecco, l'ha esatto fatto. Che la tokenizzazione può riguardare artisti del passato, non solo del presente. Certo. Ecco, abbiamo visto che la digitalizzazione comporta ulteriori criticità e quindi sicuramente un aumento del lavoro per chi si occupa del diritto dell'arte. Io la ringrazio moltissimo per questo suo intervento, l'avvocato e professore Andrea Montanari. Innanzitutto, ecco, questa è stata un'infarinatura di un mondo sicuramente affascinante che cercheremo di approfondire, dire perché ne vale la pena, soprattutto ecco, abbiamo accennato con le ultime novità introdotte dalla digitalizzazione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Bene, allora termina qui questo nostro Instant Focus, naturalmente non la programmazione di Le Fonti TV che prosegue, allora mi raccomando, restate sempre con noi.